Ho consegnato tutte le lettere. Mentre eravate via, ho determinato la probabile cagione di questi strani attacchi. Il maestro del Sacro Palazzo. Chi sarebbe? Un domenicano nominato dal Papa per sovrintendere alla purezza della filosofia teologica. Non ha mai apprezzato i miei studi. E ora che ho tradito i Templari, vuole attuare la sua vendetta. Dove posso trovarlo? I cardinali in genere si riuniscono qui vicino. Seguitene uno. Al maestro piace salutarli. Forse udrete qualcosa che confermi la mia ipotesi. Della lavorazione dei metalli. Non te ne andrai! Eccolo! Laggiù! Yeah.
Dobbiamo credere che non l'abbiate fatto apposta. Vi prego, signore, aiutate una povera donna a sostenere la sua famiglia. Ma è pazzo! Gloria parla di morte, di vendette, trama che accorde, la vendetta sa... Maestro. Giuliano, avete nuove su Copernico e gli altri? Nulla. Quei folli, vomitare sul popolo le loro teorie. Riusciamo a malapena a frenarlo così com'è. Ho inviato le migliori guardie a occuparsene. Confido che sarà un lavoro rapido. Ah, devo fermarli. Scopro. Posso far saldare le ossa, e solo nei giorni di festa. I santi possono anche gradire il vostro fervore, ma il consiglio no. Ehi, Dio del cielo, finirà col far del male. Però agile il ragazzo. Sarà permesso? Che uomo bizzarro.
del cielo, un altro villo. Oddio. Potrebbe esserci. E stai facendo? Farà male a qualcuno se va in giro così. Genio. Vi comportate in questo tiro, invece non siete voi. Sanità mentale discutibile. I pellegrini sono obbligati a segnalare qualsiasi incidente, crimine e problema legati all'ospitalità o altro all'ufficio lamentele del Vaticano. Per i reati più importanti, si prende. Ai morti devono subire il duro colpo, poi non molleranno la presa. Lasciatemi stare, non faccio del male a nessuno! Avviso a tutti i mercenari! Non c'è un posto dove rinchiudere. Io a trovare un modo per restare in forma. Diavolo! Ci sta sfuggendo! Ma dove... Porco demonio! Dannato! Dicevate il vero. Il maestro intende uccidervi. Non fermerò le mie ricerche solo per i suoi soprusi. Stanotte c'è un'eclissi e io ho intenzione di registrarla. Ma il maestro vi dà la caccia. Meglio morire illuminato che vivere nell'ignoranza. La sua fine giungerà assai prima della vostra. Sono contati, li ucciderà tutti. E ricorda a tutte le aspiranti praticanti delle arti carnali. Ogni atrocità concepibile in questa città. Eppure testa.
La verità non si può fermare con un bavaglio. Il popolo è pigro. Crederà a ciò che gli diremo di credere. Ho mandato il mio uomo migliore a trovare Copernico. È troppo tardi ormai. Requiescat in pace. Buono capitano. Combattimenti su vasta scala. I messaggeri sono tutti fuggiti dai campi di battaglia prima che fosse chiaro l'esito della scorta. Avviso a tutti i mercenari spagnoli e agli avventurieri all'interno della città. Le guardie non tollereranno più gli abusi recentemente fatti. Oh, niente male. Andiamo. Marmi dalle antiche rovine. Andiamo! La settimana scorsa è crollata l'intera sezione del Colosseo. Continuano ad aggiungere notizie di feroci combattimenti su vasta scala. Piano. Tutti fuggiti dai campi di battaglia prima che fosse chiaro l'esito dello scontro. Non è meraviglioso il mondo? In parte. Non siate tanto emotivo. Scoprirete che così tutto ha più senso. Può essere. Cesare si crede il centro di tutto, ma rimane in posizione periferica, come tutti noi. Sapete che probabilmente il punto mediano dell'universo è il Sole e non la Terra? Io osservo i moti della luna e degli astri e non posso fare altro. Quante cose mi restano ignote. Quest'epoca della ragione non è che l'inizio di qualcosa che non giungerò a vedere. Un giorno riusciremo a influenzare il mondo, a servirci della volontà per sfruttare la luce e forse anche per toccare il cielo. Ma sto anticipando troppo. Prima dobbiamo assicurarci che sia il sole al centro di tutto. Ciò che dite mi sembra plausibile. Diffidate della mia parola. Non ho prove. Per ora. Buonanotte, Ezio. E grazie.